Intanto però si continua a parlare del fenomeno grillo ed è di oggi una sorta di scontro fra i grillini e il sociologo Francesco Alberoni. Allora noi siamo in collegamento telefonico con il professor Alberoni per un chiarimento in merito. Professore, buonasera. Buonasera. Ecco, professore, in un suo articolo oggi sul giornale lei parla del Movimento 5 Stelle come di un movimento che propone un modo di intendere la cosiddetta democrazia diretta che in realtà è un vero e proprio malinteso. Che cosa intende, professore? Ma dunque, la democrazia diretta è quella in cui non c'è un Parlamento, un governo, ma i cittadini, come dire, decidono tutti insieme cosa si deve fare. L'esempio più semplice è il referendum, voglio dire, soltanto è quello che Grillo fa con i suoi, con il web. L'ideologia, voglio dire, del Movimento 5 Stelle, di Grillo e degli altri, è di togliere la democrazia parlamentare, di eliminarla, via i partiti, sì, via tutti i politici. Milioni di persone saranno in contatto diretto con il web e tutti i problemi vengono risolti dai milioni di persone. Ora, questo fatto, questo tipo di proposta, sì, è una proposta è profondamente antidemocratica, sebbene sempre il massimo di democrazia. Perché, professore, perché lei osserva che si affida funziona una folla, capisce? Sì? Si presta a infinite manipolazioni. Cioè, milioni di persone possono essere influenzate da notizie, messe in giro d'arte, chi controlla il web controlla tutto. In realtà, tutte le volte che c'è stato un tentativo di democrazia diretta su molte persone, su folle grandi, si è sempre arrivata a una dittatura, addirittura al terrore. Professore, lei infatti fa il paragone fra... va bene nelle piccole, esatto, comunità, nei cantoni, esatto, svizzeri, capisci? Ecco, tutto lì. Nei grandi gruppi invece si creano queste derive di folla, di cui lei parla. Panici, esatto. Ecco, lei è un esperto... Panico, lei mette una notizia, diventa domati, capisci? Certo. E diventa giustizia sommaria. Ecco, certo. Appunto. Ecco, lei fa questo parallelo. Lei è un esperto di psicologia delle folle, di sociologia dei grandi gruppi e osserva come quello che vale appunto per i gruppi reali, così vale per il web. Ecco, la comunità, sì, che sul web segue Beppe Grillo, in folla, qualche modo è una folla. Folla. E qui valgono, sì, le stesse regole che guidano le grandi folle. Ecco, ci aiuti un po' a capire, lei un attimo le ha parlato poco fa, che cosa accade manipolando le emozioni? Ma capisci, la manipolazione delle emozioni vuol dire che uno può pensare che una decisione debba essere presa razionalmente. Le do un esempio. Anni fa Orson Welles ha fatto una trasmissione nel 1942 in cui ha detto che erano sbarcati i marziani. Sì. Si è provocato un panico pazzesco. Certo. Cioè lei può lanciare la notizia, per esempio, che so io, che esplode il Vesuvio. Non è vero. Oppure può dire che, per esempio, durante la Rivoluzione francese due volte, sì, si è diffusa la notizia del complotto aristocratico. Nel luglio dell'89, sì, è stata lanciata in giro questa notizia, non c'era neanche il web allora, neanche la radio, e si sono messi a saltare i castelli e a insediarli. Certo. Nel 92, che c'era un complotto aristocratico, sono entrati nelle prigioni e ha massacrato tutta la gente che era in prigione. Certo, cioè, certo, la folla può reagire, l'hanno studiato molto bene alcuni sociologi come Gabriel Tard. Tra l'altro ne parla anche Manzoni nei Promessi Sposi quando parla, esatto, della rivolta del pane. Esatto, cioè la folla può, e curiosamente il web è una folla. Esatto. Ed è questo che non si dice, il web si comporta come una folla, quando lei lancia una notizia, no? E la lancia in televisione, e la gente per un certo numero di ore ci crede, e Grillo cosa fa? In quelle ore lì fa la domanda. Certo, i suoi. Certo. E quindi ottiene sempre quello che vuole. È chiaro. Quindi ecco, in qualche modo... Ma questa cosa applicata a livello di un movimento non importa niente, io non è che ce l'ho con Grillo. Certo. Ma immaginare che una democrazia si possa fare in questo modo vuol dire una dittatura, capito? Anzi, si può arrivare al terrorismo, lei fa i processi sommari, dice lui. Tant'è vero che lui fa dei processi sommari sul suo web. Certo, certo. Io esatto. Non so cosa ho detto, web... non voglio sapere.
Ma non abbiamo volutamente approfondito troppo, professore, perché ci interessava più che altro il dato sociologico che lei voleva evidenziare stasera. Sì. E va del resto poi anche notato che è vero che Grillo apre al blog la consultazione, anche la decisione su temi di politica di primissimo piano, dalla legge elettorale al tema, certo, delle carceri, eccetera. Però chi accede al blog è sempre solo una piccola percentuale dell'elettorato grillino, e quindi rimane anche molto è un campione dell'elettorato grillino, forse anche poco rappresentativo di tutto. Vabbè, questo addirittura, ma sarebbe peggio se fossero milioni. Certo. Perché capisce, lei lancia la notizia, la televisione lancia la notizia, lui sta, raccoglie le interviste nel giro di 4 ore e quindi raccoglie il giudizio sotto l'onda emotiva. Certo, certo. Professore... Tutti i dittatori hanno usato questi metodi, capisce? Siamo attaccati, no? Ci distruggono, il nemico è le porte. Insomma, sì, sono sempre pericoloso l'uso delle masse. Esatto. La democrazia è un metodo più laborioso, elegge qualcuno, ci deve pensare, vuol dire che, e questo non vuol dire che la democrazia non deve essere perfezionata, ma la democrazia è anche un sistema di governo di gente responsabile che se non fa bene è mandata via. Certo. Lei ha il tempo di riflettere, ha il tempo di giudicare, insomma. Le vere grandi democrazie non hanno mai usato la democrazia diretta, si fa nelle comunità protestanti, lo facevano gli anabattisti, lo facevano gli anarchici, e appartiene al mondo anarchico. Infatti fondamentalmente l'ideologia grillina è un'ideologia anarchica. Sì. Professore, dove non c'è lo Stato, dove non c'è il governo, non c'è il Parlamento, certo, è il popolo che decide così. Certo, è secondo la lettura di democrazia diretta che propone poi Beppe Grillo, chiaramente si bypassa completamente l'autorità che rappresenta il popolo. Professore, lei ha parlato poco fa dell'idea di individuare... Ma è molto pericolosa questa ideologia. Certo, eh? Certo, certo. Non facciamoci illusioni, perché... con uno con questa ideologia, nel momento in cui fosse al potere, vabbè, fa dire ai suoi quello che vuole in poco tempo, la democrazia sparisce, si arriva al totalitarismo tipo italiano. Certo, è vero che oggi questa ipotesi dei grillini al governo, come guida del governo, vabbè, è abbastanza remota, il 25%, però per ora il 51% si sa come conduce. È vero, è vero. Professore, un'altra valutazione sempre di tipo sociologico, lei ha parlato poco fa della necessità di individuare un nemico, allora questo fa da collante, è risaputo fra i gruppi, individuiamo il nemico e ci coalizziamo contro il nemico, così siamo più uniti tra di noi, questo modello può essere applicato per leggere un po' questo inasprimento dei toni che ha caratterizzato il Movimento 5 Stelle in queste ultime settimane? Si è detto che erano in calo di ascolti. Non glielo consensi. So dire, secondo me il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto toni altissimi, perché il tono del Movimento 5 Stelle è il tono di Grillo. Grillo è il capo carismatico del Movimento 5 Stelle. Ne è l'autore e il padrone, poi c'è l'ideologia della democrazia diretta. Sì? Ma basta sentire parlare Grillo, e quando va in giro Grillo si ha il tono del Movimento 5 Stelle, è lui il tono del Movimento 5 Stelle. È vero. Quindi esasperato, sì? Aggressivo, violento, insulta, attacca, minaccia, distrugge. Vero. Ora, che noi non prendiamo sul serio le parole, ma immaginiamo che abbia il potere. Certo. Anche Hitler, quando ha scritto Mein Kampf, forse lo fa perché sa di non avere il potere. Ma senta, sono in molti a dire che non si poco, aspettava di avere queste percentuali. È quello che ovviamente, quando Hitler ha scritto Mein Kampf, sì? I tedeschi l'hanno letto e va bene, dice questo lui sa, non conta niente. Però poi l'ha applicato, Vero, vero. Beh, forse è un parallelo un po' ardito con Grillo, perlomeno per come lo conosciamo. No, poi vede, succede questo: quando si mettono in moto dei processi di questo genere, quando salta la democrazia, sì? Quando salta i principi fondamentali della democrazia, non mi credo poi che comandi Grillo, sa. Sì? Ci sono i complotti, ci sono le uccisioni, li pensi ai massacri che ha fatto Stalin? Sì, sì. Quando lei lascia la democrazia nelle sue basi solide, si mettono in moto dei meccanismi e delle violenze spaventose. Quindi è quello che io temo. Certo. Io credo nella democrazia tradizionale di tipo anglosassone. Sì. Dice, quelli in cui il presidente, a me piace molto l'America, perché c'ha nella carta costituzionale c'è scritto, sì? Che valgono i tre principi di Montesquieu, cioè il potere legislativo, Camera e Senato, c'è il potere giudiziario e c'è il potere
esecutivo. Il potere esecutivo viene votato dai cittadini e dura 4 anni. Poi può essere rinnovato per altri 4, poi va a casa. Sì, sì. Quindi in questo modo la dittatura è subito perché lo manda a casa. Certo, è un dato però che la democrazia rappresentativa nel nostro paese soffre di una malattia antica che ha portato però anche gravi conseguenze purtroppo nello stato di salute del nostro paese. Come si potrebbe rinnovarla? Era ancora la vecchia democrazia dell'epoca di Giolitti. Sì. Quando è arrivato il fascismo l'ha cancellata e poi hanno restaurato, e che siamo gli unici ormai al mondo, la democrazia parlamentare, in cui il governo inglese non è nominato dal Parlamento, il governo inglese riceve il suo potere dalla regina, il governo americano riceve il suo potere direttamente dal popolo, il governo francese direttamente dal popolo. Dove c'è la monarchia? In Olanda, in Svezia, in Norvegia, il primo ministro riceve i poteri dal re. Sì. Ora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che sono conservati 3 poteri distinti. Cioè, da noi invece c'è confusione? No, da noi comanda tutto il legislativo. Certo. È il legislativo che fa il governo. Questi poveri governi, tipo Letta e gli altri, sono costantemente in balia dei capricci di qualsiasi deputato. Quindi il problema della democrazia italiana è il fatto che il governo, come molti dicono, è depotenziato perché è in balia di questi piccoli partiti e non riesce a portare avanti una politica chiara. Quando i nostri padri costituenti hanno fatto la questione, avevano paura che tornasse il fascismo. È vero. E quindi ci facciamo un governo che non conta niente. Sì. Insomma, serve una riforma di governo, professore. È scritto nella Costituzione che il governo non conta niente. Sì, sì. Perché un governo, scusi, Monti ha governato per 1 anno e mezzo col consenso di tutti, ha dovuto avere 52 voti di fiducia. Certo, esatto. Era un governo debole anche quello, paradossalmente. Esatto. Per fare qualsiasi cosa lo deve chiedere al Parlamento. È vero. Ma scusi, il Presidente degli Stati Uniti in questo momento ha deciso di aumentare le retribuzioni statali. Sì, sì. L'ha fatto lui. Si è imposto, certo, ed è riuscito. Deciso lui. Certo, certo. Ecco, in sostanza la soluzione, professore, sarebbe dare maggiori poteri al governo in maniera tale che per un periodo di tempo limitato, come potrebbero essere 4 sì. anni, porta avanti una linea precisa, se agli italiani piace viene riconfermato, altrimenti no. In sostanza è questa la soluzione che lei propone. La mia soluzione è dichiarata, se la chiamano presidenziale, in realtà, ripeto, quello che conta è che l'esecutivo abbia una sua autonomia e possa prendere decisioni rapide e poi una durata limitata. Certo. Ma anche nei governi inglesi, quando ha finito Tony Blair, non è che continua a restare lì 20 anni, certo, certo. Da casa. Questa è una malattia del popolo, dei politici italiani. È il parlamentarismo. È vero. È una malattia del parlamentarismo, perché chi comanda veramente sono i parlamentari. È vero. E quindi basta che loro si fanno rieleggere. Qual è il problema dei piccoli partiti? Farsi rieleggere. È vero. Scusi, Mastella era ministro della giustizia con un voto, con l'1,5% dei voti. Vero, vero. E qui ecco, si creano altri problemi di rappresentatività, no? E di ruolo nel governo. La democrazia è anche un sistema, è un metodo di governo. Certo. Si tratta di avere. Poi l'ha spiegato bene Montesquieu. C'è il potere legislativo che fa le leggi, è chiaro che il governo non può fare le leggi. C'è il potere esecutivo che però queste cose le fa le cose. Agisce, prende decisioni. E poi c'è il potere giudiziario che è autonomo. Certo. Da noi c'è una gran confusione. È diventata sì, è per quello che c'è disordine. Professore, noi dobbiamo purtroppo salutarla, ma la ringraziamo per questa analisi preziosa. Torneremo. Io ringrazio lei per l'opportunità che mi ha dato. Grazie ancora, torneremo a disturbarla. A vostra disposizione. Grazie, arrivederci.